Eccoci di nuovo a Libri Insieme. E ancora una volta sono insieme a un ospite che è appunto qui con me. Vi presento il dottor Vincenzo Perrellis, che è qui in qualità di autore di un libro, naturalmente, e inoltre è qui come esperto di lingua e letteratura albanese. Ecco a voi il dottor Vincenzo Perrellis, che è qui con noi. Allora, il libro di cui vorrei oggi parlarvi e avere appunto l'opportunità di scambiare il nostro pensiero assieme all'autore si intitola Oltre. È edito da Pellegrini, è uscito da poco, novembre. È uscito a novembre di quest'anno. È un libro non troppo corposo, ma come numero di pagine, ma è sicuramente pieno di tantissimi spunti e di tante utili informazioni. Dottor Perrellis, Oltre, come mai posso chiederle la scelta del titolo? Da che cosa nasce? Ma è nata dal contenuto, il titolo è nato dal contenuto del romanzo stesso, perché è la storia di due ragazzi, una storia d'amore, due uomini, che devono innanzitutto scoprire, riconoscere se stessi, questo loro sentimento che arriva quasi inaspettato, e devono fare i conti con se stessi e poi ovviamente con la società in cui vivono, in cui è ambientata la storia. E quindi sono costretti a dover andare loro stessi oltre tutto quello che avevano immaginato fino ad allora, oltre il pregiudizio, oltre la tradizione. E poi il loro amore, che tra tante difficoltà riesce ad andare veramente oltre l'immaginabile. Sì, fermiamo un momentino. In effetti, ecco, questo titolo, no, è una piccola parola, oltre, però che dice tutto, perché ci apre un infinito. Infatti, oltre che cosa? Oltre, ma oltre non è solo qualcosa che va al di là di barriere, al di là di confini, oltre anche l'accezione di questo ed altro, qualcosa